Buonasera a tutti, sono Nino La Corte, sono di Monterone. Sono nato a Sava, un paese poco lontano da qui, ma ho deciso di vivere da 10 anni qui a Monterone, di formare una famiglia qui, di lavorare qui e di, insieme ad altri amici, provare a cambiare la politica a Monterone. Dobbiamo partire da una politica dal basso, condivisa. Abbiamo bisogno di una politica fatta con i cittadini, non fatta decisa nelle sedi di partito nazionale o provinciali. Abbiamo bisogno che la cittadinanza sia coinvolta e informata di quello che accade nel palazzo di città. Abbiamo bisogno di trasparenza soprattutto e partecipazione. L'amministrazione di Monterone avrebbe dovuto già 4 anni fa predisporre e pubblicare un piano di trasparenza e integrità, cosa che non ha fatto ancora tutt'oggi. La trasparenza è fondamentale perché il cittadino deve poter conoscere, anche soltanto collegandosi con il sito internet del comune, quali sono le attività che vengono svolte, quali sono le concessioni che vengono date a chi, perché, quali sono le retribuzioni dei dirigenti, le assenze, i risultati soprattutto. Noi abbiamo bisogno di conoscere, perché la trasparenza, oltre che essere fondamentale per l'efficienza dell'amministrazione, è anche fondamentale perché serve a promuovere l'integrità, l'educazione alla legalità, che tiene lontani, diciamo, i fenomeni corruttivi. Scusate l'emozione. Bravo Vino! Abbiamo detto che abbiamo bisogno anche di partecipare, cioè i cittadini devono essere coinvolti nelle decisioni del comune. Molto spesso l'amministrazione prende le proprie decisioni, cioè i cittadini conoscono le decisioni dell'amministrazione soltanto dopo, soltanto quando sono state già attuate. Invece bisognerebbe utilizzare i mezzi che abbiamo, come le consultazioni su internet, gruppi di lavoro, le consulte tematiche, che sono, quest'ultime sono già previste dallo statuto del comune di Monterone, ma non sono mai state attivate. Con le consulte si possono coinvolgere le persone, decidere insieme quali sono i progetti da realizzare, e il comune dovrebbe stanziare dei finanziamenti per realizzare quei progetti. Qui a Monterone abbiamo bisogno di tante cose, abbiamo bisogno di attenzione al verde, di manutenzione del verde, abbiamo bisogno di lavoro, di incentivi ai commercianti, agli artigiani, abbiamo bisogno di riqualificare le periferie, abbiamo bisogno di tante cose e abbiamo bisogno anche del Movimento 5 Stelle perché realizzi queste cose. Votate per voi, votate per il Movimento 5 Stelle.